sono Mila, e il mio animaletto magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa io voglia! I tuoi denti sono in perfette condizioni! Lo credo, glieli spazzolo due volte al giorno! Ora possiamo andare da un altro animale magico, dottore! Certamente, Mila! Trasformati in un'ambulanza, Morphle! Il dentista degli animali magici sta arrivando! Sei pronto per il controllo dentale, piccolo? Nessun problema, è tutto a posto! Ora restano da visitare solo gli animali magici del negozio di animali, giusto? Esatto, poi avremo finito tutti i controlli! Partenza, Morphle! Molto bene, il prossimo! Allora, vediamo un po'... Accipicchia, hai una piccola carie, tranquillo, non è niente di grave! Te la aggiusto con questo! Ehi, ma dove scappi? Oh no, si è spaventato! Lo dobbiamo fermare prima che finisca col farsi male! Morphle, trasformati in un cavallo! Devi mettere via quello! Ops, hai ragione! Trasformati in un dragone! Smetti di correre! Non c'è niente di cui aver paura! Accidenti! Come facciamo a fermarlo? Ci serve qualcosa che sappia nuotare molto veloce e che sia abbastanza forte da fermare quella barca! Morphle, trasformati in un coccodrillo! Mi spiace di averti fatto paura, ma è molto importante che curiamo subito la carie. Lo so che adesso non ti fa male, ma di certo te ne farà in futuro se non lasci che il dottore te la curi. Va bene, Morphle, puoi lasciarlo andare ora. Morphle? Morphle, maledetti! Oh no! Fa vedere. Anche tu hai una piccola carie, Morphle. Oh. Ma tu non hai paura del dentista, vero? Nah. Torniamo all'ambulatorio. Rimessi a nuovo. E visto che siete stati così coraggiosi, un regalino. Oh!
Orful, grosso guaio! Cosa? Norful io! Guaio è altro Orful! Oh? Aiuto! Aiuto! Doppio Orco, fermo! Non diverto più! Congratulazioni! Hai appena vinto questo bellissimo bambolotto gigante! Evviva! Sì! Morful, mi servono due braccia robuste! Perbacco! Allora, bel bambolotto, adesso giochiamo alle signore che prendono il tè. Morfo gioca a pirati! E Mimi, potresti portare in vita il mio nuovo bambolotto? Ah, salve, signor Lawrence. Buongiorno. E Mimi potrebbe venire ad aiutarmi in cantiere? Certamente. Ci vediamo dopo. Ah!
Sì. Mimi! Pirati! Ha fatto risplendere l'auto come uno specchio, agente Freeze! Ho dovuto farlo! Oggi verranno due commissari di polizia a controllare se svolgo il mio lavoro da bravo agente. Quindi deve essere tutto perfetto. Beh, allora non la disturbiamo più. In bocca al lupo. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Perché non stai indossando il berretto per le pulizie d'ordinanza? Berretto d'ordinanza. D'ordinanza? Scusate, voi dovete essere i commissari. Buongiorno, signori. Un bravo agente deve conoscere il regolamento alla perfezione, capito? Certo, io lo conosco, signore. Ora lo vediamo, bello. Oh, semaforo rosso. Perché non sta cantando? Cantando? Un bravo agente davanti al semaforo rosso dovrebbe cantare. Oh, certo. Ecco qui, gente, il vostro fidatissimo agente. Troppo tardi. Un'altra regola che non sapevo. È vietato mangiare in servizio. Un po' troppe multe. Mi dispiace, ma siamo costretti a rinchiuderla in prigione. Perché quei due l'hanno arrestato? Trasformati in un'auto da corsa. Ciao, Mila e Morphle. Ma che cosa le è successo? Purtroppo è risultato che non so metà del regolamento. Non sono adatto a fare l'agente di polizia. Ci deve essere un errore. Dobbiamo capire cosa c'è sotto a questa storia, Morphle. Niente cappello dentro al parco! Trasformati in un cespuglio! Niente picnic su una coperta o vicino a un albero o con un cestino! Con l'agente Freeze al fresco possiamo prenderci tutto, Yorn. Certo, Stein. Banditi! Allora, sono quei due che hanno organizzato tutto. Ma adesso giochiamo al loro gioco. Ops, mi dispiace. Ne dispiacerà di più quando le avrò letto. Ah, dov'è finita la pagina? Ah,
Accidenti, non la trovo. No, questa non è. Questa neanche. No. Ah, eccola qua. Quando una persona sbatte contro un commissario di polizia, il suddetto commissario deve continuare a camminare. Ah, d'accordo. Andiamo, Jorn. Deve lasciare il sacco con il bottino davanti alla stazione di polizia e poi entrare. In seguito deve togliersi quei brutti baffoni finti e gridare: noi siamo i banditi! Ah, aspetta, questo non ha il minimo senso. Oh, ce l'hai come? Infatti vi dichiaro in arresto. Per festeggiare la giornata nazionale dei dinosauri, il professor Rashid ha aiutato la città a organizzare una spettacolare corsa di dinosauri! Guarda, ma è fantastico! Dobbiamo partecipare, Morphle! Trasformati in un T-Rex! Ma aspettate! È appena arrivato un nuovo concorrente! Il vincitore della corsa riceverà in premio questa splendida coppa! Siete tutti pronti? 3, 2, 1, via! Dobbiamo partecipare anche noi, Jorn. Certo. E vai. E ora andiamo a vincere la corsa! Oh no! I banditi sono qui e stanno imbrogliando per vincere! Non vale! Attenzione, signore e signori! Abbiamo un vincitore! Furto di dinosauri, eh? Non nella mia città! Peccati! No. Congratulazioni al vincitore! Non abbiamo vinto, Morphle, però almeno la coppa non è andata ai banditi! Guarda, Morphle, si fa così! Anche Morphle! Niente bolla! Non preoccuparti, Morphle, prima o poi ci riuscirai!
Però mai bene come questo piccoletto. Lui è Boba, un nuovo animale magico. Boba adora fare le bolle. Direi che ribolle di contentezza quando le fa. Wow! Visto? Sembra divertente! Oh sì! Boba, siamo un po' troppo in alto! Non riesco a uscire! Morphle, trasformati in qualche cosa di grosso! Ah! Autocarro! Ora Morphle salva Mila! Ma Mila? Ma che sta succedendo? Oh no! Aiuto! Voglio scendere! Morphle arriva! No! Eccoti qua, Boba. Ascolta, non puoi racchiudere tutto quanto dentro alle tue bolle. Stai causando un sacco di problemi. Non nella mia città. Papà! Oh? Morphle, puoi far scoppiare la mia bolla? Salvo! Grazie, Morphle. Tu hai visto Mila? Io credo che sia volata di là. Piuttosto che volare in una bolla, meglio andare sulla mia volante. Ascolta, la prossima volta che ti scappa di far bolle, avverti, così scappiamo anche noi. Cosa? Grazie per aver trasportato i miei libri, Morphle. Morphle, eccoti! Mi serve aiuto! Swiper Bugs ha rubato i miei occhiali e poi li ha nascosti dentro alla cuccia. Oh? I miei occhiali! Morphle stanco! Morphle deve sempre fare tutto da solo! Oh, mi dispiace, Morphle. Vorrei essere capace di fare quello che fa Morphle, così lui potrebbe riposarsi. Aspetta un attimo, Mila. La tua è una grande idea. Questo è Glitter Bug. Può trasformare gli umani in animali magici per una giornata intera. Caspita! Allora può trasformarci in Morphle? Wow! Mila, trasformati in una scimmia! Ora che anche noi possiamo trasformarci, tu ti puoi prendere il meritato riposo, Morphle! Mi trasformerò in un razzo! E ora, com'è che si vola?
Hai visto anche tu, Stein? Se ci prendiamo quella bestiolina, diventeremo banditi trasformisti! I banditi! Morphle, trasform... Oh, posso trasformarmi io! Mila, trasformati in un'auto da corsa! È troppo divertente! Oh no! Aiuto! Però non è facile! Salta! Salta! Com'è che mi fermo? Devo riuscire ad andare più veloce! Wow! Così non prenderemo mai i banditi! Trasformiamoci in un'altra cosa, papà! Bravissima! Guarda me! Ma cosa? Papà, no, barca! Robot! Oh, ci provo! Fatto! Morphle, ci arrangiamo noi! Tu eri stanco e avevi bisogno di riposare, ricordi? Morphle, no, stanco! Lavora tutti insieme! Non ci potete più sfuggire, banditi! Non ne abbiamo bisogno! Glitterbug, trasforma anche noi! Non siamo Morphle, Stein. No, ma siete animali magici. Oh no! Scappa! Riecco il nostro Glitterbug. Evviva! Adesso giocare tutti insieme. Buona idea. Allora gara di volo. Morphle disegna T-Rex! Bravo! È molto bello, Morphle! Ma gli manca la coda! Oh! T-Rex ha coda? E io non mi ricordo come è fatto un pterodattilo! Torniamo indietro nel tempo e andiamo a studiare i dinosauri! Sì! Fratello Time, puoi farci tornare indietro nel tempo fino all'era dei dinosauri? Molto bene, andiamo a fotografare i nostri dinosauri. Morphle, trasformati in un fotografo sauro. Fotografata! Bella! Guarda, Morphle! Pterodattili! Vedi? Hanno un becco lunghissimo e delle ali molto ampie e... ali da elicottero? Quel dinosauro era davvero molto strano. Già! Guarda, Morphle! Un T-Rex! Il T-Rex è un dinosauro enorme con grossi denti affilati e pattine a rotelle. Non avevo mai visto un dinosauro andare sui pattini. Beh, ora andiamo a cercare altri esemplari, Morphle. Oh! Guarda, Morphle!
argentinosauri! Tanto grandi! Certo, Morphle, sono davvero grandissimi! E guarda che collo lungo! Vedi, Morphle, sta cercando di allungarlo per raggiungere le foglie! Ma che sta facendo? Hai sentito anche tu quella risata, Morphle? Qui c'è qualcosa che non quadra. Seguiamo quell'argentinosauro. Morphle! Allora eri tu, non è vero? Cosa? L'opterodattilo con le pale da elicottero, il T-Rex sui pattini a rotelle. Niente di male, perché grazie a te abbiamo fatto delle belle fotografie. Le guardiamo insieme. Qualcuno ha portato via due ruote del mio carro attrezzi! Morphle, trasformati in un altro carro attrezzi! Oh, grazie mille, Morphle! Oh! Guardate! Hanno rubato tutte le ruote! Oh no! Guarda, ecco là i ladri di ruote! No, no, no! Pensa al fuoco! Accipicchia, non ci sono le ruote. Ora come facciamo ad andare all'ospedale? Ehi, Mila e Morphle! Grazie! Non nella mia città! Prendeteli, Mila e Morphle!
ci ha beccati! Ah, ma allora ci porta in officina! Oh no! Mister Chan! Vediamo se sei capace di battere la mia auto volante! Arrenditi, Mr. Action! Oh, così non vale! Oh! Questo lo prendo io, pomodorino parlante! E se per caso aveste intenzione di seguirmi, ve la dovrete vedere con la mia auto vivente! Oh, scappato! Non preoccuparti, vedrai che lo prenderemo! E Mimi, fai tornare normale l'automobile! Oh oh! Ho paura che ci voglia qualcosa di meglio! Morphle, trasformati in un supereroe! Superiamolo in volo, Morphle! Andiamocene via di qui! Se tieni tanto a questo bambolotto, ecco! Prendilo! Oh no, Mr. Action! Lascia perdere, Morphle! Dobbiamo acchiappare il professor Evil! Il vostro eroe è arrivato! Lasciali andare o dovrai vedertela con me, rottame! Mr. Action! Sempre in mezzo a rovinare tutto! Ma non oggi, mio caro! Su, andiamo! Ehi! Dove stai scappando? Eh? Ehi! Tieni giù quelle mani! E Mimi, presto, soffia! Sono felice che tutto sia tornato normale! Ehi, Mille e Morphle, la mia casa sembra scomparsa! Voi sapete che cosa sia successo? Ecco, un'idea ce l'abbiamo! Buongiorno, signor gelataio! Due coni gelato, per favore! Benissimo, Mila! A che gusto li volete? Non lo so, qual è il più buono di tutti? Oh, il gusto più buono? Mi dispiace, ma temo di non averlo. Vedete, il gusto più buono sapeva farlo solamente mio nonno, che aveva viaggiato a lungo per tutto il mondo per trovare un ingrediente assolutamente speciale.
un fiore così dolce che era in grado di dare al gelato il gusto più squisito che voi abbiate mai potuto assaggiare. Oh, andremo a raccogliere quel fiore per lei. Dove possiamo trovarlo? Questa è la parte più difficile. Ogni anno il fiore cresce in un posto diverso. Però il mio caro nonno lasciò questi appunti che forse potranno aiutarvi. A quanto pare dobbiamo metterci in viaggio, Morphle. Trasformati in un elicottero! Questi appunti parlano della giungla, Morphle. Dirigiamoci là! Molto bene! Dobbiamo usare il fiuto, Morphle. Trasformati in un cane da ricerca! La Mila! Ottimo! Andiamo a dare un'occhiata! Oh, sono solo delle bacche! Dobbiamo essere un po' più prudenti, Morphle. Sembra che trasportino una sostanza zuccherina. Continuiamo a cercare. Non sono sicura che il fiore sia davvero nella giungla, Morphle. L'ho fiutato anch'io, Morphle! Un profumino squisito! Portiamolo subito al signor gelataio! Non ci vorrà ancora molto tempo! Evviva, gelato! Ed ecco a voi il gusto più buono! Caspita, è veramente buonissimo! Buono! Gelato! Ancora? Mi dispiace, Morphle, ma con un fiore quello è tutto il gelato che ho potuto fare! Però puoi sempre leccare il cucchiaio! Sì! Ehi, Mila e Morphle! È arrivata una chiamata per voi! Oh! Chi può essere? Sono io! È il signor gelataio! Ho appena creato un nuovo gusto di gelato, così squisito da leccarsi i baffi! Però ora mi trovo dall'altra parte del mondo! E purtroppo me ne è rimasto pochissimo! Oh no! Non si preoccupi, caro signor gelataio! Arriviamo in un baleno! Quello è Orphle! Se arriverà prima lui dal signor gelataio, sicuramente si mangerà tutto il gelato! No! Oh? Ma quello era un altro Morphle? Oh no, la mia auto! E adesso come faccio a inseguire i criminali a piedi? Dobbiamo aiutare l'agente Freeze a recuperare la sua automobile, Morphle! Grazie, Mila e Morph... Io penso che Orphle non sappia cosa va più veloce sull'acqua. Io invece lo so. Trasformati in un bel motoscafo. Ciao ciao.
Morphle? Oh no! Questo è Orphle! Orphle! Sembra che Orphle sia arrivato prima! Tu hai mangiato l'ultima pallina di gelato! Oh no! È troppo tardi, Morphle! State tranquilli! Ho fatto solo finta che Orphle mi avesse finito tutto il gelato! Così sarebbe andato via! Ce n'è ancora il mio nuovissimo gusto per te! Te! Per la scimmietta! E anche un bel cono per me! Grazie mille, signor gelataio! Morphle, trasformati in un feroce T-Rex! Troppo feroce, così mi metti davvero paura! Volentieri! Gelato! Eccoti servito! E ora andiamo a cercare l'animaletto magico che ti ha fatto addormentare! Ci potrebbe prestare il suo registratore per un po', signor gelataio? Ma certamente! La ringrazio! Guarda, Morphle! Mezza città è addormentata! Scommetto che è stato l'animaletto magico! Mi sembra molto pericoloso! Dobbiamo fermarlo prima che succeda un guaio! Allora, sei pronto, Maximilian? No, Max! Che cosa stai facendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Oh no, Morphle! Trasformati subito in un elefante e spruzzagli un bel getto d'acqua sul muso!
Grazie mille, Morphle. Continuiamo a cercare. Morphle, trasformati in un aeroplano! Da quella parte, Morphle! Io penso che stia cercando un posto per dormire tranquillo. Posso fare gelato! Bene! Morphle, trasformati in un letto volante! Così l'animaletto magico verrà verso di noi! Tutto quello che desidera è dormire! È lassù in alto, Morphle! Vi acciufferemo sempre! Fareste molto meglio a smetterla di comportarvi male! Se solo avessimo anche noi un nostro Morphle! Guarda, compare! Ehi, hey, Orphle! Mi è venuta una grande idea! Sì! Una scimmia? Ridammi la macchina fotografica! Non è fantastico? Sì, un vero portento. Cosa? Voi come siete usciti di galera? Non nella mia città. Oh no, ci segue l'agente Freeze. Nessun problema. Orphle, trasformati in un dinosauro. Un T-T-T-T-T-Rex? Oh no! Non male, ma speravo in un dinosauro un po' più grande. Che cos'è tutto questo? Oh no! Avresti potuto impilare le auto un po' meglio, Orphle. Morphle, trasformati in un elicottero! Grazie, Morphle. I banditi e la loro scimmia mi hanno derubato e poi sono scappati via. I banditi sono scappati con una scimmia? Dobbiamo correre a riprenderli, Morphle! Oh, anche quei banditi hanno usato una grossa gru. Anche loro avevano una gru. Questo è molto strano. Grazie, Morphle. Guarda! I banditi! E c'è anche Orphle con loro. Fermatevi, banditi! Oh, sono Mila e Morphle. Ma noi abbiamo Orphle. Trasformati in qualcosa di grosso. Non potevi diventare qualcosa di più grosso? Non
così di colpo! Ci hai fatto quasi cadere! Fa attenzione! Cosa? Sei troppo lento! Qui dentro si sta troppo stretti. Già, diventa più spazioso, Orfor. Basta! Aiuto! Orfor non gioca più con banditi. Ecco cosa succede quando ci si comporta male, banditi.